Ciao, in questo video desidero farvi gli auguri per il 2017 e desidero farlo a modo mio. Ed è per questo che vi parlerò di ciò che oggi impedisce a moltissime persone di vivere serenamente la propria vita. Vi parlerò di quella che io considero oggi essere la più grande schiavitù dell'essere umano. Questa è una schiavitù che ai più è nascosta, ma che è causa di tanta sofferenza, specie nella società moderna. Noi abbiamo l'illusione di sentirci liberi, ma quotidianamente la nostra vita è organizzata sempre per piacere, per rispondere a quelle che sono le aspettative della società che è intorno a noi, delle persone che vivono intorno a noi. Ecco quindi che la società, il mondo circostante ci chiede bellezza, piacevolezza, simpatia, successo, risultati. E qualora queste cose noi non gliele offriamo, ecco che allora apri di cielo, tutto ci crolla addosso. Badate bene che noi questa schiavitù, oltre che subirla, ne siamo anche artefici inconsapevoli, poiché anche noi chiediamo agli altri e pretendiamo dagli altri quello che noi In vogliamo. questo caso, quando gli altri non si comportano come noi desideriamo, non la pensano come noi vogliamo, anche in questo caso, apriti cielo, succede una tragedia enorme. Senza che noi ce ne rendiamo conto, siamo schiavi rispetto a due dimensioni. Una è quella di cercare di essere quello che gli altri vogliono. Un'altra è quella di pretendere che gli altri siano come noi vogliamo. Ma il noi quale? E di chi? Noi, nella realtà, è quell'io falso che sia la società che noi stessi ci siamo appiccicati Il modo addosso. di reagire a questa schiavitù può fare riferimento a due direzioni differenti. La prima è quella di cercare di compiacere alle richieste del contesto e di uniformarsi ad esso. E il risultato comunque è quello di calpestare l'originalità del proprio modo di essere, del proprio io. Un altro modo di reagire alle richieste del contesto è quello invece di rifiutarsi, di comportarsi in maniera oppositiva, di fare esattamente il contrario di quello che il contesto ti chiede. E anche in questo caso, quello che succede è che l'originalità del proprio io viene anch'essa calpestata. Io mi comporto differentemente dagli altri, non perché quello è il mio modo di essere, ma perché quello è il modo diverso di essere dagli altri. Anche in questo caso viene meno l'originalità. La vera fregatura è che la libertà dell'individuo viene meno, sia che cerca di comportarsi in maniera confacente alle richieste del contesto, e sia cercando di comportarsi in maniera disforme e oppositiva alle richieste del contesto. Entrambi sono la faccia della stessa Ed medaglia. entrambi diventano motivo di sofferenza, perché sia nell'uno che nell'altro caso l'io originale dell'individuo viene tramortito, viene trattato male, è come se non esistesse. Ed è per questo che l'individuo si ritrova suo malgrado ad essere vittima e carnefice allo stesso tempo della sua sofferenza. Spesso questa sofferenza non viene rivelata all'esterno, ma è qualcosa di intimo che l'individuo percepisce nei momenti in cui si ritrova nei suoi momenti di riflessione, di solitudine. Si rende conto che c'è qualcosa che non va. Nonostante questo, continua a perpetuare la solita Il strategia. mio auspicio per il 2017 è quello che ognuno riesca a liberarsi da questa schiavitù e riesca a recuperare il proprio io, la propria originalità che ci fa unici in tutto l'universo. Ognuno di noi è un pezzo unico. La musica è bella perché è piena di note diverse, che armonizzandosi l'una con l'altra danno una piacevole armonia. L'invito che vi faccio è che ognuno porti la nota della propria unicità e contemporaneamente, con rispetto, accetti la nota diversa di chi ci sta accanto. Sono certo che se questo dovesse accadere,
La musica che ascolteremo dentro di noi e intorno a noi sarà una musica meravigliosa. E se questo accade, molte delle paure che sono spesso legate al giudizio degli altri svaniranno come nebbia al vento. Contemporaneamente si svaniranno, si indeboliranno anche tutte quelle rabbie che normalmente ci prendono quando qualcuno ci dice qualcosa di diverso rispetto a come la pensiamo noi o si comporta in maniera diversa rispetto a come ci comportiamo noi. E la cosa più importante che se questo accade è che crollerà quella falsa maschera che la società ci ha imposto o che noi ci siamo creati. Ad alcuni questo potrà piacere, ad alcuni potrà anche non piacere, ma questo è il prezzo che bisogna pagare per riprendersi quella gioia di vivere in maniera autentica e di poter donare agli altri la nostra nota, di poter donare al mondo la nota della nostra originalità e nello stesso tempo di avvantaggiarci anche della nota diversa che gli altri ci dà. La gioia di essere noi stessi, ecco l'augurio che io faccio a tutti. L'augurio per il 2017 di essere se stessi è qualcosa che hai apprezzato, allora ti do licenza e ti autorizzo a condividere questo video messaggio con le persone a te care a cui vuoi augurare la stessa cosa. Ciao e a presto.